Me and my swing. Dottoressa Daniela Puccello, l'associazione Sbarca al Golf. Raccontaci qualcosa. L'associazione Sbarca nasce il 7 dicembre dell'anno scorso e l'idea del golf è, diciamo così, relativamente nuova. Allora, si discute molto, si parla molto sulla salute e il benessere mentale dei pazienti disabili. Nel nostro caso parliamo di affetti da spina bifida in particolare. E diciamo che si stanno proponendo varie soluzioni, tra cui quelle dell'attività sportiva. Io credo molto nell'attività sportiva, nel benessere fisico oltre che quello mentale, cioè che il benessere mentale possa partire anche da un discorso di benessere fisico. Il benessere fisico è possibile aumentarlo, migliorarlo anche solo con le endorfine attraverso l'attività fisica. Ora, il golf è stato un incontro casuale ed è stato importante l'incontro con la Federazione Italiana Golf, perché in realtà il partnership sta iniziando proprio in questo modo. Oggi siamo qui per provare l'emozione del golf, c'è stato l'istruttore che ci ha un pochino istruito, insegnato come si maneggia una golf, con una mazza da golf, eccetera. E stiamo cercando di coinvolgere tutti i ragazzi. È importante perché io credo, sono fermamente convinta che una delle metodiche per poterli aiutare è proprio quella di portarli all'esterno. Il nostro concetto fondamentale nell'associazione, la parola cardine, è autonomia. L'autonomia passa attraverso diverse fasi, dall'autonomia quotidiana all'autonomia come essere umano, come persona. Lo sport fa parte di questo. Il golf è importante perché poi si svolge in un ambiente dove non c'è una discriminazione, perché non sono solo ragazzi disabili, perché molto spesso in queste situazioni accade che vengano ghettizzati o comunque confinati in un certo ambito o che stiano da soli. Il golf è un'opportunità di vivere la vita con le altre persone, quindi di normalità. Chiara, vicepresidente dell'associazione, ti abbiamo visto giocare con Nicola Maestroni, il coach della nazionale, e fra un po' giocherai da sola. Beh, questo me lo auguro, perché ho notato che ho vissuto in prima persona questa esperienza e la cosa principale è che mi prefiggo è quella di diffondere l'amore per questo sport anche ai ragazzi che credono di non poter fare sport. Quindi ti troveremo qua sicuramente a giocare. Certo, io insieme a tantissimi altri ragazzi della nostra associazione.